Come avete visto allora dall'intervento precedente, non partiamo da zero. La pianura, la zona del progetto Geomol è stata ampiamente studiata. In realtà molti conoscono la catena alpina e la catena appenninica, solo pochi conoscono il sottosuolo della pianura. Ovviamente con un dettaglio minore perché, come avete visto, non ci si arriva direttamente, occorre perforare e fare delle prospezioni, ma anche perché chi può fare queste cose non sono tutti i geologi che prendono il martello, vanno in campagna e risolvono il problema, ma solo chi ha interessi e potenzialità per farlo. Però c'è una certa letteratura disponibile, pubblica, sia in termini di pubblicazione, alcune fatte proprio da questi enti che hanno interessi e conoscenze del sottosuolo, come ad esempio in Italia ENI, AGIP, che a me piace ancora chiamarla così, anche se ormai sono anni che hanno abbandonato questo nome, con cui peraltro sia come Regione Emilia Romagna che come Regione Lombardia nei primi anni, fine anni 90 e primi anni 2000, abbiamo già fatto una collaborazione, uno studio limitato, è vero, alla parte più superficiale, oggi potremmo dire quasi pellicolare, visto poi dove siamo andati a mettere il naso, e finalizzata soprattutto allo studio delle risorse idriche sotterranee, però che avevano già utilizzato metodi magari meno evoluti di mappature di rendering delle informazioni, ma che già avevano fatto un quadro per il Pleistocene abbastanza importante e che è stato poi ulteriormente perfezionato col progetto Geomol, ma sostanzialmente quello era. E poi una serie di pubblicazioni scientifiche di diversi ricercatori, alcuni sempre coinvolgendo ricercatori tecnici di ENI, quindi che hanno messo per progetti specifici, per ricerche specifiche a disposizione già dei dati e che sono stati pubblicati. Questo per esempio è un esempio molto recente in cui c'è una sintesi anche strutturale di un'area della pianura centro-orientale in cui ricade perfettamente poi l'area del progetto Geomol. Così come ci sono, oltre che informazioni e elaborazioni, anche molti dati geologici già disponibili, già pubblici. Anche questo è un esempio della banca dati regionale della Lombardia per stratigrafia di pozzi e sondaggi, pozzi per acqua e sondaggi. Stessa cosa. Non avevo i dati a disposizione, ma c'è per l'Emilia Romagna, anzi forse anche più dettagliata. Tra l'altro, per inciso, questi dati sono stati rinforzati e sistematizzati nell'ambito del progetto Geomol per le province interessate e li troverete a breve pubblicati sul servizio regionale, parlo della Lombardia, ma sul geoportale nel servizio della banca dati geologici di sottosuolo che già interessa altre regioni. Molti di voi credo già lo conoscono. Però ci sono anche i dati di ISPRA legati al sempre di strategia di pozzi sondaggi alla legge 464 dell'84, ci sono dati gravimetrici, dati di pozzo e sismici, ovviamente prodotti da ENI o da altre compagnie che sono però stati pubblicizzati e pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico nel sito di UNMIG. Ci sono dati geologici di superficie, mappe strutturali, eccetera, di cui alcune le avete viste utilizzate come sfondo delle precedenti presentazioni. Però è ovvio che in quest'area il vero dato importante, quello che fa un salto di qualità alle ricerche, che permette di andare da qualche parte, sono i dati profondi derivanti da oltre 50 anni di esplorazione fatta da ENI per la ricerca e l'utilizzo di idrocarburi nel sottosuolo. Come avevamo detto all'inizio, abbiamo fatto un accordo con ENI, i tre partner del progetto, in cui loro ci hanno messo gratuitamente a disposizione tutti i loro dati grezzi, non le interpretazioni, però con un vincolo di riservatezza, questo ci tengo a dirlo chiaramente, nel senso che i dati ce li hanno messi a disposizione, non ce li hanno dati, scusate il gioco di parole, e quindi non li abbiamo utilizzati per fare le nostre interpretazioni, che sono nostra responsabilità nel bene e nel male, e poi noi mettiamo a disposizione, faremo vedere e pubblichiamo le nostre interpretazioni, perché il dato geologico, il dato di ENI, è comunque una risorsa strategica ed economica per ENI, che da quando a fine anni 90 è stata liberalizzata la pianura padana, che prima era di esclusiva ENI, quindi altre compagnie possono entrare ad esplorare, ma anche a sfruttare le risorse,
è ovviamente diventato una risorsa economica, perché viene in qualche modo gestita, venduta o comunque può avere problemi. Quindi noi abbiamo, ecco, vale la pena di ribadirlo, questo vincolo di riservatezza che abbiamo sottoscritto per il progetto GeoMall, quindi quello che vi facciamo vedere, a parte qualche esempio, giusto per capire su cosa abbiamo lavorato, poi ve lo facciamo vedere, sono le nostre elaborazioni. Però, come vedete, la densità, in particolare in quest'area, di dati, queste sono le tracce delle linee sismiche, è molto importante. Abbiamo caricato in questo dataset, ci hanno caricato 807 linee per un totale di 12.200 chilometri di linea, più 126 pozzi selezionati, non tutti quelli che ci sono, ma quelli più rappresentativi, quelli che poi che servivano per lavorare. Quindi ne ho rappresentati solo alcuni, solo quelli pubblici, ma ce ne sono altri che abbiamo utilizzato. Ovviamente con una mole di dati così importante bisogna anche avere degli strumenti di elaborazione che non sono quelli che ho utilizzato io e anche al tempo delle riserve idriche sotterranee, in cui si lavorava ancora sulla carta e a interpretare linee sismiche sulla carta, e quindi si andava piano e con, anche se alcune cose forse si vedevano meglio. Ma ENI ci ha messo a disposizione anche quello che si chiama data room, cioè una situazione presso i loro uffici in cui ci sono una serie di workstation con tutti i dati caricati, e in cui per diverse settimane nell'arco di 2 anni abbiamo potuto andare lì a lavorare e produrre le nostre interpretazioni. Anzi, non so se c'è in sala, ma mi corre l'obbligo di ringraziare in particolare Claudio Cattaneo di ENI, che ci ha fatto da angelo custode, che interveniva quando noi per errore chiudevamo qualche finestra e ci bloccavano le macchine, e che ci ha appunto accompagnato dal punto di vista tecnico in questo lavoro. Credo che qui più o meno tutti lo sappiamo, ma come poi questo convegno verrà messo anche in rete, credo sia interessante anche per i non addetti ai lavori far capire bene su che cosa abbiamo lavorato. Quindi scusatemi se banalizzo qualcosa, ma volevo raccontare che cos'è una sezione sismica, cioè quella griglia di linee che abbiamo visto sul territorio sono in realtà una serie di radiografie del sottosuolo fatte con dei metodi non invasivi di esplorazione geofisica. In sostanza si energizza il terreno, una volta si usavano delle piccole cariche esplosive in pozzetti, oggi si usano questi vibrosize, questi camion con una massa vibrante, che si spostano lungo una certa direzione, che è poi lo stendimento della linea, energizzano il terreno, quindi producono delle onde che si propagano nel sottosuolo, che vengono riflesse da alcune superfici nel sottosuolo, e vengono poi registrate da una serie di sensori che si chiamano geofoni, che vengono spostati di conserva e quindi vanno a produrre lì la linea sismica. Ovviamente poi c'è tutto un lavoro di processing, di elaborazione di questi dati, che vanno combinati per poi filtrati eccetera, per poi riuscire a produrre un qualcosa di comprensibile ai non strettamente geofisici. I principi che stanno alla base sono quelli della riflessione e rifrazione delle onde, vale per l'ottica come vale per le onde che si propagano nei solidi, le onde di compressione. Questo è appunto lo schema di energizzazione che misura la riflessione. Ovviamente la riflessione, che è questa situazione qui, è dove c'è un sufficiente contrasto tra due livelli, un po' come alla superficie tra aria e acqua i raggi del sole vengono riflessi, così tra una sabbia e un calcare, che crea un contrasto di densità, di proprietà fisica, che si chiama impedenza acustica, parte dell'onda viene riflessa, parte dell'energia viene riflessa e viene quindi registrata da un sensore in superficie. Un'altra parte viene rifratta, quindi cambia direzione, una parte di energia viene assorbita e si propaga nel sottosuolo per andare a interessare altre unità, altri terreni più in basso. La composizione di tutti questi segnali riflessi dà un grafico, diciamo così, di questo tipo, che si trasforma poi in una sezione sismica, e queste parti nere e parti bianche sono le differenze di fase che vengono combinate e che sostanzialmente rappresentano la geometria di questi riflettori, di queste superfici di contrasto di impedenza acustica nel sottosuolo. In questo, sì,
da me un po' tagliata, ma c'è dentro tutto. Ci sono due aspetti che vale la pena di sottolineare. Una è la questione della velocità delle onde, nel senso che le sezioni sismiche hanno una scala verticale che non è in metri, non è in profondità, ma è in tempi, perché rappresenta il tempo in cui l'onda sismica è andata dalla sorgente, quindi dalla carica esplosiva piuttosto che dal camion vibrante, fino a raggiungere il riflettore, uno o più riflettori, e quello che ci ha messo per andare dal riflettore per arrivare in superficie al geofono che l'ha registrata. E questo tempo, oltre che dalla profondità reale, dalla distanza del riflettore dalla sorgente, dalla superficie, dipende anche e molto dalla velocità dell'onda, che è una proprietà di ogni singolo strato, cioè ogni strato, a seconda della sua densità, le sue caratteristiche, ogni unità geologica, però teoricamente ogni strato, ha una sua velocità. E quindi questa varia, non è costante e quindi va considerata. Quindi questo poi vedremo ci porta a una necessità di elaborazioni particolari per arrivare a una, quello che assomiglia a una sezione geologica in cui c'è in orizzontale la distanza tra i punti e in verticale la profondità. L'altra questione da sottolineare è quella della risoluzione di una linea. La risoluzione è il dettaglio di una linea sismica, quindi in qualche modo la sua qualità da un punto di vista di che cosa si riesce ad apprezzare, ed è la distanza minima tra due strati che producono una riflessione. Quindi vediamo solo le riflessioni, quindi solo gli strati che sono in grado di, o i contrasti che sono in grado di produrre riflessioni, e vediamo solo quelli che stanno a una distanza minima che dipende molto dalle caratteristiche della sorgente, quindi soprattutto dalla lunghezza d'onda dell'onda che energizza il terreno, quindi in sostanza dalla frequenza. Onde corte, cioè ad alta frequenza, consentono una maggiore risoluzione, cioè riescono a discriminare di più nel sottosuolo. E poi dipende anche dall'assorbimento di energia che man mano che l'onda scende in profondità, quindi più si va in profondità, più la risoluzione tende comunque a diminuire. E comunque, predisponendo l'apparecchiatura di energizzazione e di registrazione, e quindi i parametri della sezione di acquisizione, si può, in funzione dell'obiettivo che si va a cercare, decidere anche un po' che tipo di risoluzione si vuole. Noi abbiamo lavorato su sezioni sismiche industriali fatte per obiettivi a profondità di diversi chilometri, quindi con una risoluzione che ci aspettiamo dell'ordine di qualche decina di metri, diciamo 20-30 metri, quindi vediamo oggetti che hanno uno spessore o comunque riflettori che hanno una distanza superiore a quella. Non possiamo su quelle sezioni sismiche pretendere di spaccare il capello con i vari stratelemmi. Se si vuol far così bisogna fare delle altro tipo di acquisizioni con delle sezioni sismiche mirate ad obiettivi più superficiali che vanno allora in dettaglio e con altre situazioni. Vabbè, molto velocemente, questa è la parte alta di una sezione in cui questi numeri 400, 450, eccetera, sono gli shot point, cioè i punti in cui è stato energizzato il terreno, quindi in cui si è i punti fissi, i riferimenti in cui si è creata la sezione. Questi qua sopra sono i nomi delle sezioni, avete visto che all'inizio che è una griglia di sezioni, quindi ci sono incroci che permettono di muoversi nelle due dimensioni. Mentre nella scala verticale questi numeri 500.000 sono millisecondi, questo 1000 corrisponde a un secondo di tempo doppio. Questa è la griglia, qui poi è mappata anche la profondità di una delle superfici su cui stavamo lavorando. Ecco, questo è quello su cui si lavora, questo è un orizzonte nella parte alta, quindi c'è un dettaglio anche maggiore. In workstation, sulla workstation in data room, con il software di ENI, si può con il mouse molto velocemente marcare un orizzonte o più orizzonti con un certo colore codificato da noi per seguire delle superfici. Queste lineette verticali sono lo stesso orizzonte sulle linee incrociate, quindi si può seguire nello spazio e controllare se l'interpretazione è corretta, se riusciamo a tornare al punto di partenza, se ci siamo persi da qualche parte, cosa che onestamente succede spesso, però per fortuna c'è con un po' di laboriosità modo di controllare. Quindi ancora il discorso tempi contro le profondità: se la velocità, mettiamo sia 2000 metri al secondo, come è abbastanza tipica degli strati più superficiali, già un po' densi, vuol dire che un millisecondo
in tempi doppi corrisponde a un chilometro a 1000 metri di profondità, se la velocità aumenta, quindi quando si va su rocce più dense, per esempio a 3000 metri al secondo, lo stesso millisecondo, quindi la stessa profondità sulla sezione sismica, corrisponde in realtà a 1,5 chilometri di profondità, a un secondo. E di conseguenza, per trasformare queste superfici colorate, queste linee colorate, nel dominio dei tempi, per poterle confrontare per esempio con i profili di pozzo, e per quindi poi trasformarle in sezioni in profondità, occorre esattamente conoscere la velocità di queste onde, le onde pi, le onde primarie, e soprattutto la sua variazione nelle diverse unità geologiche. E quindi bisogna in sostanza costruire un modello più dettagliato possibile delle velocità, che tiene conto sia delle variazioni in verticale, ma anche delle variazioni laterali su una certa area. Poi oggi pomeriggio Francesco Maesano vi farà vedere come abbiamo lavorato, come hanno lavorato su questo fronte, ed è una delle cose più critiche per poi andare a dire a 600 metri di profondità in questo punto c'è questa unità. L'interpretazione sismica è abbastanza simpatica, a me piace molto, magari farla tutti i giorni della vita no, ma è divertente. Quindi su uno schermo c'è la griglia delle sezioni, sull'altro la sezione richiamata o la somma di più sezioni. Un esempio, qualche esempio molto veloce, giusto per farvi capire su che tipo di dati, di qualità di dati abbiamo lavorato, e pur essendo appunto mirati per obiettivi profondi, in realtà hanno un ottimo dettaglio, magari non tutte le sezioni, ma quelle più recenti, anche sulla parte più superficiale. Si può proiettare il tracce dei pozzi, in cui poi si può verificare se le profondità degli orizzonti sono cose, e poi si interpretano gli orizzonti, si inserisce l'interpretazione delle strutture e si va a comporre un puzzle di queste strutture. Qualche esempio, qualche situazione tipo, qui siamo per esempio nel margine alpino in zona bresciana, questo è lo schema, quindi stiamo parlando della parte più alta della sequenza che abbiamo indagato, e qui si vedono per esempio queste superfici, tra cui quella 800.000 anni su cui aveva messo l'accento prima Giovanni Muttoni, che risalgono verso la superficie, quindi vanno verso il margine alpino, vengono deformate, più in profondità, e questa è una, più in profondità c'è una cosa interessante, come per esempio questi riflettori molto marcati che indicano un elevato contrasto di impedenza acustica, che corrispondono a livelli grossolani, conglomerati, sono le ghiaie di Sergnano, che sono rimasti isolati dalla superficie di erosione successiva e poi sigillati, quasi fossero poi delle mesas come quella del New Mexico, strati duri che poi sono stati erosi e rimangono in rilievo, annegati però poi dalle argille plioceniche, che sono queste più fini, e che rappresentano un interessante obiettivo sia per, già sfruttato per gas, ma potenzialmente anche per altri scopi. Un'altra attività che abbiamo cercato di seguire, soprattutto al margine alpino, è quella di mappare dei corpi permeabili abbastanza profondi, però abbastanza profondi, siamo comunque nella parte alta del Pliocene, abbastanza vecchi, scusate, e, diciamo più o meno appena sotto il limite o anche dentro il limite del Quaternario, del Pleistocene, e sono originari corpi, anche qui vedete delle riflessioni molto ben evidenti, degli originali corpi conglomeratici ghiaiosi, probabilmente di ambiente di delta, quindi marini, che originariamente quindi erano permeati da acqua salata, ma essendo in prossimità del margine alpino, essendo molto permeabili, sono stati poi, si dice, flussati, cioè l'acqua salata è stata spiazzata dall'acqua dolce che arriva dalle Alpi, che ha un carico idraulico sufficiente, e quindi possono rappresentare degli interessanti obiettivi per riserve idriche profonde, che magari hanno un tempo di ricarica più lento, quindi da utilizzare e da gestire con oculatezza, che però dovrebbero avere una qualità piuttosto buona, a meno che non ci siano contaminazioni naturali di qualche tipo. Un altro cosa interessante è una situazione qui invece nel pianura centrale, dove vediamo le strutture appenniniche nordvergenti. Abbiamo visto appunto la compressione tra Alpi e Appennino di questo settore. Qui a sinistra, dove c'è il sud, abbiamo queste strutture di origine appenninica, divergenza, quindi vanno verso il nord, inarcano le superfici
anche qui già del Pleistocene basso, e sì, praticamente si scontrano, vanno a avvicinarsi fino quasi a toccarsi con le un pochino più vecchie, ma non di tanto, strutture alpine, alpine ovviamente sotto la pianura, quelle che sono sepolte sotto la pianura. E quindi abbiamo questa situazione un po' di quasi contatto, si affacciano e si guardano negli occhi, e inarcando anche debolmente le superfici più recenti. Questo, sono sceso dalle Alpi con la mia mountain bike, siamo tuffati in pianura, la prima tappa l'ho finita, adesso passo la parola a Fabio che vi porta ancora un attimo in giro per la pianura. Grazie Andrea. Ciclista, preferisco l'altro sport, ma lo divertisco. Appunto, queste proseguo, diciamo, l'excursus sull'area più che altro emiliana della nostra area pilota. Questo transetto che vedete è come ci si presentava la linea sismica, chiaramente, quando siamo arrivati in data room, e vuole essere rappresentativo di un settore che, diciamo così, illustra la situazione in questa parte di bacino. Quindi una situazione dove diciamo abbiamo la presenza di forti dislocazioni legate alla presenza delle pieghe emiliane, alla formazione di un bacino pleistocenico veramente con notevoli spessori, accumuli di tutta la successione pleistocenica, e anche la formazione di strutture più o meno incipienti nella parte più settentrionale della linea. Ci troviamo soprattutto in questo settore. Queste sono veramente, diciamo, le strutture più che hanno di neoformazione più recente al di sotto dei nostri piedi, di cui chiaramente noi non vediamo tracce. In questa zona, ad esempio, siamo nella zona di Piadena sull'Arolo. Vedete che, appunto, come diceva Andrea prima, cioè il fatto di poter interpretare, di avere la possibilità di incrociare di incrociare progressivamente l'interpretazione e di portarcela dietro all'interno di questo network di sezioni sismiche, ci ha consentito di arrivare a un dettaglio interpretativo direi buono, molto buono, e soprattutto ci ha consentito di poter validare nel corso del tempo, nel corso delle settimane, man mano che andavamo presso il data room, le superfici che qui vedete colorate, che sono le superfici stratigrafiche o comunque sequenziali più rappresentative della nostra area. Qui per darvi un'idea, nel settore di massima, diciamo, di massima profondità del bacino di Foredip, possiamo arrivare anche a spessore di 7-8 km di profondità della base, relativi alla base del Pliocene. Questo è un altro settore legato invece alla presenza sempre di thrust, di pieghe e dislocazioni profonde al di sotto dei nostri piedi, in questa zona che è molto più deformata e anche di deformazione più recente, soprattutto datata Pliocene medio superiore fino ai giorni nostri, perché qui poi in questo settore c'è stato anche il terremoto dell'Emilia. Anche in questa zona, in cui è stato difficoltoso, diciamo più difficoltoso, seguire gli orizzonti e interpretare gli stessi, vedete come, appunto, in questo settore ci siano dislocazioni, questo proprio sono le linee sismiche che ce le fanno vedere, molto molto importanti. Ci sono lineamenti di faglie sepolte, diciamo, che hanno estensioni veramente plurichilometriche e arrivano a diverse migliaia di chilometri di profondità, che però siamo in parte riusciti a seguire attraverso il lavoro, appunto, presso il data room. Secondo me un altro aspetto importante è stato il fatto di apprezzare certi rigetti relativi alle faglie o di poter dare anche certe interpretazioni, soprattutto mettendo insieme la conoscenza dei rispettivi riflettori, quindi delle rispettive superfici che noi andavamo a mappare nel tempo. Quindi è chiaro che arrivare con un quadro stratigrafico di dettaglio in questo settore, quindi già con un'interpretazione stratigrafica
di un certo tipo, questo rende il lavoro, facilita il lavoro anche nell'interpretazione degli aspetti, diciamo, strutturali, quindi delle faglie. Scusate. Questa è sempre un'altra sezione che è strike, è ortogonale rispetto a quella di prima, dove comunque vedete e si può comunque sempre apprezzare queste linee rosse, sostanzialmente sono appunto le dislocazioni, le faglie profonde, i riflettori. Potete veramente, diciamo, apprezzare come alcuni di questi riflettori vengano dislocati per, diciamo, comunque migliaia di chilometri al di sotto dei nostri piedi. Quindi questo è per farvi vedere anche un po' in questo settore il dettaglio che siamo riusciti a raggiungere a livello interpretativo. Un ultimo excursus è nella zona di monoclinale, quella che noi, diciamo, chiamiamo la zona viene normalmente chiamata settore di monoclinale, in questo caso siamo tra le province di Mantova e Brescia, dove in questo settore è un settore che tettonicamente è praticamente indisturbato, cioè siamo in una zona dove non si hanno dislocazioni particolari, anzi l'attività tettonica è molto blanda se non quasi nulla, e difatti vedete come i riflettori non vengano dislocati o ci sia una sostanziale regolarità della distribuzione degli stessi. Anche qui siamo riusciti ad arrivare, quindi a portarci dietro i riflettori principali, le superfici principali, partendo praticamente dal Pleistocene, arrivando fino al Giura e al Trias. Questo era per dare un minimo di inquadramento sui vari settori. Come vedete, l'area pilota che abbiamo studiato è comunque abbastanza variegata sotto l'aspetto, diciamo, geologico e strutturale. Un dato importantissimo, chiaramente, oltre alla sismica, che ci ha permesso di estendere le informazioni a livello spaziale, è il dato verticale, il dato puntuale del pozzo. Normalmente a livello cartaceo un profilo di pozzo si mostra in questo modo, quindi con tutta una serie di informazioni che vanno dai cuttings, quindi da informazioni di tipo litologico, dai log elettrici che vengono effettuati durante la fase di perforazione a foro scoperto e da una serie di osservazioni di tipo minerario normalmente, più tutta una serie, diciamo, di altri dati. Queste informazioni per noi sono state di fondamentale importanza per poi andare a fare un lavoro più di refinement, di dettaglio maggiore per quanto riguarda soprattutto i geopotenziali, ma anche la taratura chiaramente, e la conoscenza di quello che andavamo a, diciamo così, come tirarselo dietro con la matita, con i pennarelli colorati, uno andava a tirarsi dietro delle linee presso il data room. Qui vedete un esempio, di log di resistività, quindi questa informazione ci consente, ad esempio, soprattutto di definire un dominio di acque, di corpi geologici saturati ad acque dolci, passanti ad acque salmastre per poi passare ad acque salate, o comunque ci consente di seguire quella che è l'evoluzione, diciamo, anche un'evoluzione di tipo idrogeologico, no? Un minimo di caratterizzazione idrogeologica di questi corpi, oltre che a darne anche una caratterizzazione comunque litologica. Queste informazioni associate ad altri tipi di informazioni, vedete in questo caso il potenziale spontaneo che dà più informazioni di tipo meramente, diciamo, litologico, più ancora ad altre informazioni. In questo caso io ho voluto riportare il parametro della densità dei fanghi perché è molto importante per poter, diciamo così, distinguere all'interno di un pozzo che chiaramente va a perforare una successione di diversi milioni di anni, addirittura centinaia di milioni di anni, può dare informazioni molto importanti su quella che è l'evoluzione proprio geodinamica che hanno subito queste formazioni geologiche nel tempo. Quindi tutti questi parametri comunque sono stati considerati nel nostro lavoro. Chiaramente vedete che all'interno invece delle osservazioni ci sono osservazioni di vario tipo, ad esempio prove di permeabilità o di porosità, caratterizzazioni legate appunto ai contatti litologici, altri legati a contatti di tipo strutturale, quindi presenza di faglie, di sovrascorrimenti,
Un altro parametro molto importante, che però verrà chiaramente, diciamo così, spiegato molto meglio nel seguito, sono i dati di temperatura, cioè durante la perforazione venivano presi periodicamente o comunque a certe profondità di interesse, chiaramente minerario, misure di temperatura in pozzo. Queste chiaramente ci sono servite per la costruzione e la validazione del modello delle temperature nel sottosuolo. Chiaramente tutto questo tipo di questa mole di dati è stata si è cercato per quanto possibile, per quanto è stato possibile nei tempi del progetto, di informatizzarla, ed è una mole di dati che appunto armonizza un po' quelle che sono le conoscenze e le informazioni di tipo minerario nel sottosuolo. Chiaramente tutti i dati basati su pozzi. Questa slide, comunque la salto, era solo rappresentativa per dire che poi chiaramente tutti questi dati messi insieme danno uno sguardo d'insieme della successione perforata dal pozzo e possono anche dare degli importanti spunti di riflessione, appunto mettendo in correlazione certi parametri con altri parametri, ad esempio fanghi di perforazione, conducibilità termica, andamento delle temperature e quant'altro. Ecco, un altro passaggio importante, secondo me fondamentale, è stato come professor Muttoni faceva vedere nella parte introduttiva. Normalmente noi siamo abituati a vedere dei transetti stratigrafici legati a conoscenze di successioni in affioramento. Noi abbiamo cercato di fare la stessa cosa basandoci chiaramente sulle informazioni di pozzo. Pozzi che quindi attraversano tutta la successione stratigrafica dall'attuale fino al giurassico, al triassico. Questo ad esempio è la traccia di uno di questi transetti, dove all'interno di questi transetti chiaramente sono state evidenziate le formazioni principali e soprattutto le principali superfici, le superfici stratigrafiche o sequenziali più importanti che hanno un significato alla scala regionale e che quindi potevano essere potenzialmente mappate, seguite nel nostro lavoro di data room e che potevano dare appunto un valore aggiunto nell'implementazione della conoscenza del sottosuolo. Quindi immaginate che questo tipo di lavoro, chiaramente come approccio, sostanzialmente per dove è stato possibile, è stato fatto su tutta l'area pilota. Questa la salto perché comunque già Andrea ha spiegato prima il discorso che chiaramente le linee sismiche sono in tempi e invece i dati di pozzo sono in profondità. Comunque abbiamo avuto tutte le informazioni a riguardo per poter andare a dettagliare al meglio quindi le velocità intervallari e poter fare una conversione da tempi a profondità. Questa è un'ultima slide appunto per farvi vedere sostanzialmente quale può essere un approccio base, no? Che noi abbiamo utilizzato per andare a interpretare le linee sismiche. Quindi una conoscenza delle velocità intervallari, avendo le proiezioni dei pozzi sulle linee sismiche, accoppiandoli anche al segnale, ad esempio questo è un log di resistività, per chiaramente tarare le superfici stratigrafiche principali, come vi dicevo prima, cioè quindi o le superfici di significato sequenziale principali. Un ulteriore passaggio, anche questo soprattutto per la caratterizzazione dei geopotenziali, come di cui parlava Andrea prima, è anche quello appunto di poter dare una corrispondenza tra quella che è una facies log a livello di pozzo, quindi una faccia di log elettrico, una faccia, un aspetto che ha una certa, diciamo, ad esempio in questo caso un log di resistività in una certa porzione di sottosuolo, andarla a correlare con quelli che sono, che è invece una faccia sismica, quindi un aspetto che noi diciamo che si contraddistingue all'interno del profilo sismico. Qui ad esempio in questo esempio vedete come noi passiamo da una faccia sismica, quindi meno evidente, con contrasti meno evidenti nella parte più profonda, che corrisponde sostanzialmente a depositi di tipo diciamo piattaforma scarpata, per poi passare a dei riflettori diciamo più marcati, e guarda caso si ha un passaggio anche in corrispondenza del log di resistività. Qui entriamo, chiaramente queste informazioni a livello di ambiente deposizionale ci vengono date anche dai profili di pozzo, diciamo a depositi grossolani, più o meno grossolani, normalmente grossolani sabbiosi di fronte del tizio,
per poi passare a depositi di tipo invece più, diciamo, di transizione, lagunari o palustri, e per poi arrivare alle facce, diciamo, di tipo di pianura alluvionale o comunque fluviali, che fanno parte, diciamo, dell'ultimo riempimento del nostro bacino padano. Ecco, questo era appunto per dare un excursus, per cercare un po' di legare quelli che è stato il nostro lavoro al data room, che è stato, che ha avuto appunto come obiettivo, oltre alla mappatura delle superfici, anche quella di poter dare una caratterizzazione, di poter seguire dove ce n'era la possibilità certi corpi che potevano essere di particolare interesse, soprattutto diciamo di tipo terrigeno silicoclastico. Grazie.